il sequestro di droga al porto di Gioia Tauro. A condurre l'operazione odierna, coordinata dalla DDA di Reggio, unitamente alla Procura di Palmi, i finanzieri del GOA, del Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio, quelli del gruppo di Gioia e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, Ufficio Centrale Antifrode e SVAD di Gioia, in collaborazione con la Direzione Centrale Servizi Antidroga, operazione che ha portato a individuare un carico di cocaina di 297 kg. Di elevata qualità e purezza, una volta introdotta sul mercato avrebbe fruttato con la vendita all'ingrosso circa 11 milioni di euro, valore che dopo essere stata opportunamente tagliata sarebbe aumentato di 3-4 volte, superando nella vendita al dettaglio i 60 milioni di euro. Un grammo medio di coca pronta all'uso può costare anche più di 50 euro. La droga era divisa in 267 panetti, del peso di un chilo circa, che erano conservati in 9 borsoni neri e nascosti all'interno di 3 differenti containers, sbarcati dalla nave mercantile MSC Pollin, proveniente da vari porti del Sud America. I containers trasportavano scarti di alluminio, prodotti alimentari e legumi, ed è stata proprio la comparazione fra i documenti doganali e le caratteristiche del carico ad insospettire gli investigatori, essendo questo destinato ad aziende del Nord che non trattano questo tipo di prodotti. Funzionari della dogana di Gioia e finanzieri hanno così ispezionato i containers, rinvenendo il carico di stupefacenti diretto con tutta probabilità al mercato dell'Italia del Nord. Dall'inizio dell'anno le attività di controllo eseguite dalla polizia giudiziaria sulle merci in transito dal porto gioiese, fra incroci documentali e controlli anche con l'ausilio di scanner, hanno portato al sequestro di oltre 673 kg di cocaina, che, unite alla tonnellata sequestrata lo scorso anno, confermano il ruolo centrale giocato dal porto calabrese nelle rotte dei traffici illeciti di droga provenienti dall'America del Sud e diretti verso Italia ed Europa. L'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri, a margine dell'incontro odierno promosso dal presidente della provincia di Catanzaro Vandaferro con i sindaci del Catanzarese, ha sostenuto che la crisi economica sta causando gravi tensioni sociali e ci stiamo impegnando a definire una strategia di gestione della stessa, ottimizzando risorse e risultati. L'investimento in cultura, ha aggiunto Caligiuri, è il più redditizio che si possa realizzare in questi tempi di crisi. La provincia di Catanzaro è in prima linea nel cogliere le opportunità, sollecitando i sindaci a impegnarsi nelle politiche culturali. Si parla di 200 milioni di euro da distribuire su tutto il territorio regionale, per la provincia di Catanzaro 50 milioni di euro. Abbiamo investito tanto in questi 2 anni del governo Scopelliti, adesso dipenderà da come le scuole, i comuni, le province, le università, i teatri, i centri di ricerca, le aziende, le fondazioni sapranno utilizzare nell'interesse generale questi flussi di risorse veramente importanti che possono cominciare a creare un modello di sviluppo economico basato sulla cultura. Quante volte si è parlato della cultura per lo sviluppo del territorio, poi si passa all'azione pratica? Si è parlato della cultura come unico ascensore sociale per lo sviluppo e per l'indotto anche economico oltre che culturale del nostro territorio, ma ancor di più in un momento in cui sia le pubbliche amministrazioni come gli enti locali, i comuni e le province stanno subendo tagli, devo dire, importantissimi che non consentiranno investimenti importanti. Oggi questa grande opportunità che ci viene data dalla Regione Calabria, dall'assessore Caligiuri, ovviamente dai suoi tecnici, in primis il direttore Ferrara, di poter comprendere questi bandi per oltre 200 milioni di euro per tutta la Calabria, una partita per la nostra provincia di 50 milioni, dove si potrà dare sostanza ai tanti progetti che vanno dagli archivi alle biblioteche piuttosto che ai grandi eventi. Quindi un impegno comune, ma soprattutto una grande possibilità, quello di non perdere quest'ultimo, devo dire, importante momento nell'impegno che, devo dire, già visto il settore cultura per la Regione Calabria avere dei riconoscimenti dalla comunità europea. Un impegno che vedrà ovviamente anche i tecnici dei vari comuni, un ringraziamento agli enti locali che hanno voluto aderire all'invito congiunto tra me e l'assessore Caligiuri, e ovviamente questo sarà il modo per far sì che le idee possano diventare azioni. Il 24 giugno a Simeri Creek, un comune in provincia di Catanzaro, si svolgerà la prima edizione del Palio della Giostra Cavalleresca della Perdonanza di San Giovanni Battista. Un'iniziativa molto importante alla quale l'amministrazione comunale tiene particolarmente, ed è questo il motivo per il quale il sindaco ci ha un po' invitati a promozionare l'evento, perché è costato molto, soprattutto in termini di fatica, perché le risorse economiche, come ben
sappiamo non sono proprio grandi. Siamo con il sindaco Marcello Barberio. Allora, è una prima edizione, lì è stato un po', ci sembra di aver capito, una sfida. Sì, una sfida. Abbiamo pensato di rievocare questa tradizione antica che sostanzialmente era la fiera franca del periodo medievale, quando il feudatario concedeva 3 giorni di franchigia dai paesi feudali, appunto, dalle privative, dai diritti proibitivi, dagli oneri che gravavano sul commercio, sulle attività produttive, ed era accompagnata da una giostra cavalleresca. Noi vogliamo trasformare il tutto in un momento di gioia, un momento sportivo, perché avremo alcuni cavalieri che vengono da ogni parte della Calabria e si cimenteranno in questa gara, sullo stile dei più rinomati tornei cavallereschi. Il sindaco Barberio ha dato dei cenni storici, che poi diciamo che significa presentarli ai visitatori, numerosi si spera, attraverso anche il gioco, le diverse iniziative, un programma davvero intenso, e penso che ci sarà stata molta fatica, come dicevo poco fa, per quanto riguarda l'organizzazione generale. Sì, molta fatica, ma anche molta partecipazione da parte di tutti gli amministratori, in particolare della dottoressa Rossella Riccelli, che è la delegata della frazione Simeri, dove si svolgono sia la giostra sia la fiera franca. A lei dobbiamo sin da subito dire grazie per lo spirito di abnegazione, per l'impegno profuso in questa sfida che speriamo riesca nel migliore dei modi. Allora, l'appuntamento è per tutti a Simeri Crichi, giorno 24 giugno.